Ciao ragazzi, andiamo con le pagelle competenti di Salernitana Torino, risultato finale 0 a 3. Una partita il cui risultato non è mai stato in dubbio, nonostante la prestazione del Toro non sia stata, diciamo, sublime, ma se non altro si è andati alla Rechi, giocando una partita, sul pezzo, anche dal punto di vista mentale, che per certi tratti, ecco, mi ha ricordato la trasferta che vincemmo lo scorso anno a Lecce, dove non si fece nulla di trascendentale, però si diede una prova di maturità, mentre rimanendo sui precedenti, proprio l'anno scorso a Salerno la partita la dominammo creando 12 o 13 palle gol e alla fine non la vincemmo, pareggiato nel secondo tempo dal gol di Vilena. Ma questo è anche il calcio, spero che però non ci si adagi sugli allori, perché le vittorie contro Genoa e Salernitana devono, lo ripeto, lo sottolineo, lo urlo, essere propedeutiche a un innalzamento del livello della proposta di gioco, altrimenti continuiamo a non esserci. Detto questo, andiamo con i voti. Milinkovic-Savic gli darei un 6,5. È vero che ha svolto ordinaria amministrazione, soprattutto nel secondo tempo, quando la Salernitana buttava dentro dei gran palloni per cercare il mismatch per riaprire la partita. Una parata nel primo tempo su un tiro di Candreva, una bella nel secondo tempo di Stinto su un colpo di testa ravvicinato di Fazio. Complessivamente, comunque, non è stato impegnato in maniera ecco, insistente. Scurs, ma direi partita ampiamente sufficiente da 6 più, anche lui non aveva un cliente difficilissimo da controllare. Nel secondo tempo ho apprezzato il fatto che si sia spinto coraggiosamente in avanti in qualche circostanza. Avrebbe, con un po' più di coraggio, avuto anche l'occasione di tirare un paio di volte verso la porta avversaria. Diciamo che comunque, offensivamente parlando, la Salernitana non lo ha impensierito. Buongiorno, 6,5, pieno anche per il gol, anche lui vale lo stesso discorso fatto per Scurs, non ha dovuto fare gli straordinari dietro, quindi si è potuto concentrare anche sulla fase offensiva. Diciamo che comunque la valutazione sul giocatore va fatta, poi anche contro altri avversari. Idem Rodriguez, al quale darei anche lui un 6 più come Scurs, aggiungendo il fatto che molto spesso dalla sua parte Mazzocchi puntava al fondo e quando Lazzaro non lo aiutava nei raddoppi, Rodriguez comunque se l'è sbrogliata molto bene contro un avversario molto, molto complicato da affrontare. Giocatore abbastanza prezioso, soprattutto in partite dove vai in vantaggio e poi devi gestire il pallone. L'ho visto meno coinvolto nella costruzione, visto che il Toro sviluppava principalmente sul centro-destra. A proposito di centro-destra, Bellanova, voto 6, se vogliamo dargli un 6 più di incoraggiamento, perché è entrato in due delle tre azioni dei gol, però dietro concede ancora troppo, quindi dobbiamo fare una media tra un 7 da centrocampo in su e un 5 da centrocampo in giù. Anche qua vale il solito discorso, un Bellanova contro avversari un pochino più probanti probabilmente sarebbe andato decisamente, estremamente più in difficoltà. Fortunatamente sono stati sostanzialmente quasi 90 minuti, per poi è uscito nel finale, di corsa, e speriamo che siano anche questi funzionali per una crescita proprio organica a 360 gradi del calciatore, perché ne abbiamo grandissimo bisogno. Ricci, voto 6, partita ordinata, pochi palloni sbagliati, uomo d'ordine, ha una heat map costellata di colori, perché ha praticamente pestato ogni zona del campo. Tamese, voto 7, ha fatto un'ottima partita, per me è stato uno dei migliori in campo, sono contento di vederlo così sul pezzo, perché per me è un giocatore molto prezioso, come poi Juric ha confermato anche nella conferenza stampa post partita. Chissà se riesce a limare anche qualche difetto nell'ultimo terzo di campo e magari mette dentro qualche gol e qualche assist, può diventare una piacevole scoperta. Lazzaro, quando in forma, gioca un altro sport rispetto a Vojvoda, questo è indubbio. Il problema è quando è in forma. A Salerno lo era, e lì a sinistra il Toro ha veramente fatto un'ottima partita.
E tra l'altro, come ho già detto nel video post, l'intesa con Radonjić è decisamente migliore rispetto a quella che serve con Vojvoda, perché la Zana ha un altro modo di stare in campo, un'altra tipologia di movimenti ed è anche molto più bravo e più tecnico a scambiare nello stretto. Quindi cosa succede? Che anche quando Radonjić si propone senza palla, la Zana è capace a servirlo in più modi, andandolo a isolare, a permettergli di puntare l'avversario. Voto 6,5, speriamo che continui così. Sek, per me l'unico insufficiente dell'11 titolare, 5 e mezzo, giocatore con tantissimi limiti, fa una cosa bene, subito dopo la fa seguire tre cose fatte male. L'emblema è quel tiro che ha provato a fare a giro nel secondo tempo col pallone che è uscito praticamente dalla Reki. Se che questo mancava Blasic, altrimenti avrebbe giocato lui, però ecco, quando Juric dice ci aspettiamo qualcosa in più da Demba, ma qualcosa in più rispetto a che basi? Perché se ci si aspetta qualcosa in più rispetto alle basi che ha Sek, rimane comunque un rendimento insufficiente. Radonjić, voto 7, anche 7,5, però quel gol a porta vuota, mannaggia, era più facile da segnare che da sbagliare. Certo, è un cavillo quello all'interno di una serata dove comunque lui ha segnato due gol, ne aveva segnato anche un terzo, annullato per fuorigioco, che comunque c'era. Perché ha rivisto il replay, aveva sostanzialmente una spalla e un braccio oltre la linea difensiva. Tra l'altro, gol quello annullato molto molto bello, così come il primo, avvantaggiato dal fatto che nessuno della Salernitana sia uscito a chiudergli anche un minimo lo specchio per il tiro. Però ecco, prestazione, ma neanche tanto di sostanza, perché poi ci sono stati momenti della partita in cui Radonjić è uscito dal match. Però se non altro si è fatto trovare pronto quando contava, quindi partita da 7 anche 7 e mezzo, vediamo quanto dura, perché poi il tema è sempre e solo quello. Adesso con Genoa e Salernitana ha segnato 3 gol, vediamo questa continuità di cui parla Juric quanto dura. Voto 7 lo darei anche a Zapata, che ha fatto una partita assurda, è davvero un peccato che non abbia trovato il gol, perché gli mancava proprio solo quello, però per il resto prestazione totale. L'angolo da cui nasce il primo gol è un suo movimento fatto perfettamente nello spazio, seguito poi da un numero a proteggere il pallone che si porta via al centrale che non può togliergliela quella palla perché fisicamente Zapata se si frappone tra te e il pallone te lo nasconde. E va a mettere dentro un cross che Radonjić probabilmente avrebbe buttato in porta se non fosse stato anticipato. Idem sull'azione che poi ha portato lo stesso Radonjić a sbagliare quel gol a porta vuota. Lì poteva tirare, ha fatto l'altruista. Peccato veramente. Abbiamo comunque la necessità che Zapata si sblocchi, ma come ha detto Juric nel post partita, per gli altri attaccanti sarà difficile trovarsi uno spazio perché adesso le condizioni lì davanti sono cambiate e immagino si riferisse proprio all'arrivo, alla presenza e anche alla quantità abbinata alla qualità che Zapata ti dà in campo. Uno Zapata che tra l'altro fisicamente non è neanche al 100%. Per quanto riguarda i subentrati, direi tutti senza voto, anche se per esempio a me come è entrato Soppi non è piaciuto, come è entrato Caramo non è piaciuto. Per dire i primi due che mi vengono in mente, Pellegri, vabbè, è entrato a fare un po' di garbage time al solito, ma di palloni giocabili non ne ha avuti, forse ecco un piccolo appunto che faccio al mister, è che Ghinitis in una partita come questa, che a metà del secondo tempo non aveva più nulla da dire, ma una mezz'oretta magari gliela si poteva anche dare, giusto per approfittare, per fargli mettere minuti nelle gambe, ecco, tutto qua, solo per questo, in quanto a parole Juric stesso ha detto che su Gineitis conta, è un giocatore interessante che sta crescendo e che sta lavorando bene. Quindi se non contro una Salernitana ormai sbriciolata nel risultato e nei contenuti, quando gliela facciamo fare una mezz'ora che gli dia un po' di continuità, punto di domanda, però comunque i cambi sono arrivati tutti abbastanza tardi, idem Linetti, che comunque non è che
abbia messo chissà cosa, quindi rimarrei con un senza voto, un 6 e mezzo lo darei a Juric, perché comunque si è andati a Salerno, la squadra se non altro ha dimostrato di essere sul pezzo, come dicevo prima, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, ha fatto la partita che doveva fare, ha ottimizzato le occasioni che ha creato, quindi partita preparata bene, le scelte degli uomini erano obbligate, quindi su questo non si può dare un giudizio. Darei un 6 e mezzo, sperando già di vedere con la Roma ulteriori passi avanti, perché quella è una partita molto molto importante anche per dare continuità di prestazione e magari di risultato a queste ultime due vittorie. Ditemi la vostra, mettete i vostri voti qua sotto nei commenti. Grazie per avermi ascoltato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campana, lasciate un like, ci vediamo presto e sempre forza Toro!